dovevo sgassare e mi è arrivato un destro là dietro lo spigolo del camper. Sono Marcello Presenti, per tutti cello in questo video vedrete un trono di gomme, una bici da downhill vecchia di 20 anni su un tracciato odierno con degli ospiti seduti sul trono di gomme e in bici che verranno poi cronometrati per finire sulla classifica. E tutto questo si chiama Game of Tubes. Cominciamo con la nona puntata, ci avviciniamo alla decima, numero tondo. Questa volta, nona puntata di Game of Tubes. Mi raccomando, iscrivetevi, mettete like, commentate. Oggi vi ho portato Frankie Petrucci, ex atleta di downhill, ha fatto sicuramente un personaggio di rilevanza storica, storica non per dire che ha 57 anni, ma Stavo per dire su perché storia, ti ho tagliato dura il cuore, le gambe. dura il cuore. Perché comunque ha lasciato il segno in tutte le gare che ha fatto qua in Italia, vincendo anche un italiano nel 2017-16. 16. E niente, è venuto qua a voler provare a confrontarsi con i giovani che hanno segnato i primi tempi. Però cominciamo un po' a parlare con lui, volevo chiedergli. Com'è che si dice uno che viene dall'Umbria? Umbrigiano? Un umbro, Ah, beh, sì, è vero, un Terrone, umbro. ci stanno Ah, varie ok. forme. Vabbè, domanda classica, veloce. Era un po' scomodo, no? Fare downhill giù. Ma all'inizio era più semplice, quando c'erano queste belle biciclettone tipo quella di oggi, era anche fattibile. Adesso è più complicato, come dici, adesso ci vuole Piste essere dedicate. vicino a un posto fatto bene. Adesso è molto più complicato. Poi anche da noi diciamo che è più complicato per i bike park adesso. C'è Campo Felice, c'è Lamiata, però fai fatica realmente ad allenarti con la bici da down lì, quindi dovresti arrivare al minimo alla Betone, a Sestola, ma poi ecco, è una distanza che in un giorno Non ne vale, cioè è ti svegli impegnativo. presto, alla terza discesa sull'uovo via fai. È difficile di fare un weekend, però è tutto, ecco, più impegnativo. È bello per la bici elettrica, per la bici elettrica ci si diverte un bel po', sì, però non ha sono un già po' lo stesso di fascino. spazi aperti. Vabbè, hai fatto un bel po' di gare di coppa, no? Ho fatto un bel po', ne avrei voluto fare di più, però diciamo che non stavo tanto piombato sul momento, magari rivedendolo dopo avrei fatto qualche scelta diversa, anche magari prepararle un po' meglio, capire un po' meglio. Quest'anno ho avuto la possibilità di vedere un po' di ragazzi come le affrontano, ho detto cavolo, ho fatto bene tutto il contrario, che è come fare tutto bene alla fine, se fai proprio tutto l'opposto è lo stesso che fare tutto Basta bene. rendersene La conto e fare stessa, sì. l'opposto, quindi è semplice. Ricordiamo adesso fa, diciamo, collabora con un team ufficiale di Canyon Pirelli, guida il camion, Con rende la grandissima vita velocità. felice agli atleti, gli cucina dei buoni pasti necessari per l'ottima I resa, i migliori. migliori del paddock. Quindi ti sei reso conto che stando in un team ufficiale si poteva fare un bel po' di cose diverse. Sì, penso che col senno di poi ognuno fa, magari dice cavolo, quelle scelte si potevano fare meglio, però effettivamente, diciamo a livello di proprio di gestione della gara, secondo me si poteva fare un po' meglio. Ma va bene così. Ci siamo Sono divertiti. divertito un bel po'. Gara che ti ha gasato di più? Sei andato anche a America, Windham, quei posti lì? Ma Sì, sono stato. La Sea Otter è bella. La Sea hai fatto Otter è anche bella, ma quella? ci vuole un fisico della Madonna. Però bellissima, molto bella. Pietermaritzburg era bella. Tutte gran salti, liscio. Ah, fino giù in Sudafrica sei andato. Ma da me è vicino. già che sei al sud. Prima ho detto che tutti si ricorderanno ovviamente di te, non solo per i tuoi gesti sportivi, ma anche per le tue follie nel paddock. Ah sì? Quella che mi hai raccontato, non so se si può raccontare, della moto sul camper. Urca miseria, sì. Vabbè, quelle Secondo hanno. te la migliore che hai fatto e si può Ma non me le raccontare? ricordo, non me le ricordo. Però Ah, quando me te le le ridicono, devono. quando me le Ti riaccendono, devono me le accendere la ricordo. luce. Quella è buona, sì.
questo è abbastanza legale, si può raccontare, no? Sì, alla fine era dopo la gara, non era prima. E non avevamo neanche bevuto tanto e a tornare a casa c'era sta moto su una tavola del camper, un semaforo, e io ho detto adesso ci salgo sopra e l'accendo. E effettivamente l'ho fatto, poi nel momento in cui l'ho accesa è partita. L'ho sgassato e mi è arrivato un destro da dietro lo spigolo del camper, del proprietario del camper e della moto, che non l'ha presa con lo stesso entusiasmo che invece dietro si erano divertiti tutti. Lui non ha capito bene, però sì, dopo questa discussione comunque non ci siamo più rivisti, non ci siamo più riappacificati, però penso anche lui a oggi magari è contento, lo salutiamo. Beh, magari sai, non ho preso bene che magari era già in riserva. Sì, penso La che benzina era un periodo che comunque, costava tanto, sì, era magari. anche una moto vecchia, secondo me non gli è Da piaciuto il fuorigiro. freddo. Sì, secondo me è stato quello. Anch'io oggi penso sia stato un errore, l'ho scaldata. Adesso dai una mano un po' ai giovani della tua zona, giusto? Sì, comunque lì da me cerco In di... stradi. Cerco di... Comunque per me è stato facile, è stato semplice sto sport, entrare dentro sto sport. E non la vedo più così semplice perché comunque un po' è molto più costoso di quello che era e è uno sport che se non c'hai un buon gruppo è difficile andare avanti, quindi cerco più che altro di fargli saltare tutte quelle cose che si fanno all'inizio, quindi cioè portare la giornata un po' organizzata da uno che invece ci va già da un po', e quindi ecco, già farli incontrare secondo me è la cosa più buona, perché comunque io magari faccio da tramite, loro non è che si sentono spesso, non si organizzano, e quindi io cerco di rendergli un po' più facile, più che altro di mandarceli, perché poi alla fine è quello, se invece ci vai. Tutta un'altra cosa, ci vai con una certa regolarità è tutto più semplice. E effettivamente dopo è divertente, perché comunque anche per me non è che c'hai sempre qualcuno con cui andare, quindi con loro mi diverto. Abbiamo detto quello che ci si poteva dire, adesso arriviamo al punto che ti interessa di più. Andiamo a vedere come si è comportato sulla bici vecchia. Diciamo, vi do solo un piccolo spunto. Il muro fatto così, al primo giro non l'ho mai visto nemmeno dai giovani campioncini, Mascherini, Hauser, tutti quelli che sono passati. Eccolo che, come fratello, appena è salito, ha trovato subito il feeling Grande feeling ottimale. con la Bigger. Bigger in finale, invece Bigger in Texas. Non ti devo dire niente. Ah, se non che c'hai tre discese, la terza è quella cronometrata. Oh! Mi sa che farò fatica a starti dietro poi. Come? Casando. Mi piace un botto! Che cambi di direzione che mi fai! Sei folle! Ho detto che facevo fatica a seguirvi un po' da dopo il primo giro. Miglior muro mai visto fino ad oggi! Questa era da tagliare! Questa me la devi chiamare. Ero ancora concentrato sul drift di prima, non mi sono dimenticato di dirtelo. Taglia questa. Sì, così. Riposa di Francesco.
DK, ospite speciale di oggi DK. Qui no, non ci hai fatto neanche molto. Non ci hai fatto neanche molto. Magari c'è in macchina una camera ancora. Vuoi prendere ancora un po' più di rincorsa? No, dimmi tu la parte. Non voglio che si facciano chiacchiere. No, va bene. Dici la qua. Che per sbaglio arrivo giù. Ma è già partito. Siamo già partiti allora. Ricordati le curve, vuoi mentalizzartele prima di partire? No! Porco due! Ma hai seminato lì nel muro! Tagliala, tagliala! Bella! No! Riposa di Francesco! Vai che tempo c'è! Vai che siamo quasi alla fine! Resisti, portala in fondo! E adesso ritorniamo in studio dopo la prova cronometrata. Com'è andata un po' la bici? Ci trovavi bene, mi dicevi. Feeling incredibile da subito. Anche con la colonna sonora, mentre vai, messa a tempo precisa con la... Che poi è solo la stina del freno flottante che fa casino. Togliessi quella, che è silenziosa. No, è bello, perché comunque visto tanti giorni stai lì che non c'hai proprio voi, invece se c'hai sotto un po' di musica fa meglio. Dietro ero convinto che il mono fosse scoppiato, invece tu mi dici che era... Parrebbe di no, cioè... Che era giusto, dietro sembrava un po' floscia, però anche io dopo Natale magari un po' di peso in più. Magari una revisioncina ci fa bene. Sì, sì, non so, io non lo rivestirei perché sennò magari dopo... Anche quello sì, però quando scoppierà che proprio salta la bici, lì... Sinceramente la paura più grande era la foratura. Che è successa, meno male in secondo giro, chiamiamo la qualifica. Foratura in qualifica, lo abbiamo spettro. Abbiamo notato cos'era il problema, abbiamo gonfiato a 2,5 e la terza rale, pressione consigliata anche per Hauser, quando tornerà 2,5 anche per lui. Nella seconda stagione. che tempo pensi di aver fatto? Che già siamo scesi forte. Hai fatto solo un paio di errori, però anche Mascherini ha fatto un errore. Allora, io ho un po' lo spettro della pista, che non c'ho ancora tanto il feeling, la bici subito, la pista non la conosco bene. Un paio di curve per fortuna me le hai chiamate tu, e avrei detto che avrei sognato di battere Gloria, o almeno cioè per la dignità. Adesso, dopo il salto della prima roccia, ti dico che spero di fare il podio. Quindi andiamo subito a vedere. Francesco Petrucci. Tempo di 1 minuto. E fino a qua, per come sei sceso, ma hai anche staccato nel primo muro. È vero che avevo ancora un po' il collo bloccato, quindi era un po'. Però l'hai fatto molto forte. Come il proprietario. 1 minuto 4. Bene, quindi già siamo zona altissima. 5. Oh merda, quindi ci giochiamo il primo posto. Deve essere il primo posto. È un 45-2, quindi merda. Difficile. 45 secondi primo, no?
E cazzo basso 2. Sì. Sì? Sì. No. 9. Hai preso 7 decimi da Lorenzo Mascherini. Comunque direi Grazie, che è grazie. un ottimo tempo. Grazie. Contando che tu non conoscevi la pista, ne solo ho vista un paio di volte prima, nelle prove libere. Comunque il tempo di vendemmia pensavo sarebbe durato di più, invece già 2 persone che l'hanno battuto. Anche Hauser con 6 coi man l'avrebbe battuto. Quindi un altro ospite passato da Game of Tube, grazie mille per essere venuto e Grazie a avermi te, è un dedicato il vero tuo piacere. tempo. Voi iscrivetevi e ci vediamo nel prossimo episodio, il decimo. Ci sarà qualcosa di speciale? Non lo so, lo vedremo. Ciao. Boh, Porca perfetto. puttana! Vabbè, dai. Porca Quasi puttana! quasi arrivo anche in tempo alla cena con i suoceri, mi sa. Bel Porca puttana! Vabbè, torna la seconda stagione. tempo, eh? Sì, ci voleva, non ci volevano quelle 2 uscite. Però sono più Sì, che se le prendevi soddisfatto, sono meglio. soddisfattissimo. Se Ma le il prendevi. feeling era alto, Sì, Feeling era alto. ma il muro, se prendo l'intertempo, secondo me c'è il miglior No, ha detto intertempo. già della tosto, ha detto. No, è per fargli prendere un attimo la piega, perché adesso c'è la piega del rotolo. Messo, mi vado subito, sta sul cazzo veloce, via. Esci Yeah. dopo. Oh cacchio, avevi detto tu qua ti volete rimesso. E occhio. Oh, Eh chi vedo. sì, volevo fare il podio, ma non pensavo così bene, perché cazzo, Mirko è No. forte, Lore è forte. Ma anche Genz, io avevo paura di Genz e Fabio, comunque ci Però loro hanno fatto stanno. solo una discesa. Giusto, Loro giusto. era l'episodio zero Giusto, che... Difatti giusto. io che ho fatto la prima discesa in assoluto, quindi non ci fidevamo ancora della bici, guarda dove sono. Ma Cristian è caduto, quel tempo è Ha appena caduto. bucato, ha Ha forato. bucato, ha bucato. Vabbè, questo è Eh sì, normale. forse lo devo confessare, avevo guardato il video suo stamattina nel furgone. Che me l'ho chiesto, dai, ho detto, ma che fanno? Che non fanno? Fanno l'intervista, la cosa, l'ho guardato. Ah, mi ha messo solo più pressione. Ah, questo possiamo anche fermarlo di video.